Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Vi ricordate quando da piccoli giocavamo a Pokémon senza porci alcun problema riguardo a tutte le incongruenze che ci passavano davanti agli occhi? Ora invece cresciuti ci accorgiamo che molte cose sono decise dal gioco stesso e non dal giocatore. In parole povere, la trama di qualsiasi gioco Pokémon è già preimpostata, è già stata scritta e accadrà sicuramente. Ma cosa succederebbe se, per un motivo o per l'altro, qualcosa dovesse andare storto o più semplicemente dovesse cambiare? In questo nuovo format vi parlerò di come sarebbe potuto cambiare il mondo Pokémon se alcuni eventi avessero preso una piega differente. Se l'idea vi piace e volete vedere altri video di questo genere, vi invito sin da subito a lasciare un bel mi piace e a farmi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Detto ciò, direi che possiamo iniziare subito. Cosa sarebbe successo se Gold non avesse sconfitto il Team Rocket alla Torre Radio? Sappiamo che l'eroe di Borgo Foglianova ha messo in ginocchio questa associazione simil-mafiosa per la seconda volta, ma se non ce l'avesse fatta, se non avesse fatto in tempo ad evitare il ritorno di Giovanni? Difatti l'obiettivo dei generali del Team Rocket era proprio quello di comunicare via radio con il loro capo, in modo tale da rifondare definitivamente l'organizzazione sciolta da Rosso. Sappiamo anche che il boss dei Rocket era all'ascolto dei messaggi inviati da Fiordoropoli, ma che, grazie alla tempovia, è stato sconfitto da Gold stesso ed è quindi stato costretto a rinunciare al suo ritorno e a sparire di nuovo nel nulla. Se ciò non fosse mai avvenuto e se Giovanni fosse davvero tornato alla guida della sua associazione, nessuno sarebbe riuscito più a fermare la rinascita del Team Rocket. Infatti lo stesso Gold sarebbe stato ancora troppo debole per poter fronteggiare Giovanni, considerando che in Pokémon Heart Gold l'ex capopalestra di Smeraldopoli possiede un team paragonabile a quello dei migliori Super 4, di certo un team non abbordabile per quel Gold che era ancora alle prese con i vari capipalestra di Johto. Possiamo anche aggiungere che probabilmente Silver avrebbe tentato di sconfiggere il padre considerando l'odio verso di lui, ma ovviamente non ne sarebbe comunque stato in grado essendo lo stesso molto più debole addirittura di Gold. In parole povere, Team Rocket avrebbe trovato un'esigua resistenza e avrebbe raggiunto il suo apice di potere. Controllando infatti l'informazione dopo aver catturato la torre radio, sarebbe stata immediata una sorta di dittatura repressiva di stampo mafioso. I Pokémon sarebbero stati confiscati come un'imposta per impedire nascite di ribellioni, la Lega sarebbe stata sciolta o perlomeno posta sotto il controllo di membri del team come avvenuto a Kanto 3 anni prima. Sarebbero stati chiusi tutti gli edifici dedicati al culto dei leggendari, quali il Tempio delle Kimono Girl, la Torre Campana e le Isole Vorticose, tutti ovviamente controllati da Giovanni. In parole povere, il potere a Johto sarebbe stato tutto nelle mani esclusive di un dittatore che in maniera più o meno occulta avrebbe distrutto tutta la libertà della regione, facendo cadere Johto nell'oblio più profondo. L'unica possibilità per la regione di risollevarsi da questa situazione critica sarebbe l'intervento di Kanto, che radunati i migliori combattenti come Lance, Rosso, Blu, potrebbe tentare di liberare Johto, portando così un'ennesima guerra sul territorio che potrebbe condurci a due risultati. L'affermazione del Team Rocket a Johto, qualora dovesse ottenere la vittoria su Kanto, oppure l'unificazione delle due regioni sotto l'Indigo Plateau, in caso ovviamente di vittoria della fazione opposta. In ambedue i casi però, Johto perderebbe la sua indipendenza, finendo per essere sottomessa a qualcuno o qualcosa in ogni caso. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento facendomi sapere cosa ne pensate della teoria e del format in generale che io trovo abbastanza interessante, fatemi sapere se sono stato troppo tragico nella mia analisi che secondo me è corretta, mi raccomando se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati. Vi invito anche da oggi fino a tutti i video che caricherò in futuro di premere la campanella in alto a destra per ricevere più notifiche possibili, dato che in questo periodo YouTube sembra non voler assolutamente funzionare. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!